Sugar Heart, ma vuol dire che hai anche un cuore molto dolce. Sugar Heart. Lui ha esposto in un sacco di posti, la Biennale di Venezia, al Festival dell'Arte Contemporanea di Praga, eccetera, e altro. Ma qua noi gli chiediamo cosa ti prende dell'attacco dei libri, come vuoi che ti catturi l'autore nelle prime 10 pagine. No, ti dico, mi sono fermato al Piccolo Principe perché leggo veramente poco e poi non sono riuscito a trovare autori che parlassero, che scrivessero in dialetto, e quindi mi sono fermato lì. Praticamente adesso mi soffermo solo sulle copertine e poi fantastico io quello che l'artista potrebbe scrivere, quello che lo scrittore potrebbe scrivere, a fine non leggo mai niente, però mi invento io quello perché... che lui potrebbe scrivere, così mai lo apprezzo, mai non è apprezzabile, mai non lo apprezzo, però mai esiste super apprezzabile. Così perché sei creativo e sai già, entri in contatto con l'autore. Entro in contatto, sì, con l'autore, più con l'autore, con la copertina entro in contatto. E gliela fai tutta di zucchero? No, di solito prendo il libro e faccio questa cosa, e pur di non leggere, e prendo una sagoma di legno più o meno grande come il libro, ci impiego anche un po' di tempo, e prendo 4 chiodi e lo smartello fino a chiudere praticamente il libro, così quando mi regalano sanno già che fine fanno i libri. Sì, diciamo che questo un po' in modo da ridere ci dice che cos'è nell'animo di un cuore dolce. Grazie. Prego.